Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini, di Rebiribo 00, capitolo 15. E improvvisamente Giulia mi abbracciò. Mi sentì molto strano che lei, in quel momento, mi stesse abbracciando. È come se la sua parte cattiva non ci fosse più. Mi dispiace tanto, Matteo. Non so che fare, aiutami. Non posso vivere senza di lei. Io la amo. E lei no. È una troia di merda. Ha una figlia e un marito. Mi fa schifo. Non so cosa fare. Io lo so. Uccidila. Ma sei impazzita? Ci penso io allora. Non ti permettere. Poi Sara come fa? Senza una madre. E poi io l'amo alla follia. Allora, boh, parlaci. No, no, ho ben altro da fare. Ma il mio atteggiamento cambierà con lei d'ora in poi. Non basta. Un passo alla volta. E comunque, grazie. Figurati, non sono cattiva. Ho il cuore pure io, anche se sono morta. Andai in cucina e presi 3 bottiglie di vodka e 2 di rum. Iniziai a bere. Avevo finito 2 bottiglie di vodka e 2 di rum. Uscii di casa, entrai in macchina e iniziai a guidare. Non so dove andrò, ma devo sfogarmi. Iniziai ad accelerare di più. Ero arrivato ai 150. Piangevo come un disperato, volevo morire, sapendo che mia moglie mi aveva tradito. Mi perforava l'anima. Solo a ricordare quello che ho visto mi viene il voltastomaco. Mia figlia, lei se ne risentirà di più. Ha 10 anni, ma non è stupida. Ha la mentalità di una trentenne. È molto legata alla mamma, specialmente in questo periodo, perché le para un po' il culo. Nella mia testa c'era sempre il replay di quelle scene schifose di mia moglie con Christian. Che schifo. Io facevo l'amore e poi andavo da un altro. Bastarda, non gliela farò passare liscia. La detesto, ma purtroppo la amo. Ormai stavo girando tra le strade della Louisiana, stavo letteralmente affogando nei miei pensieri, quando ad un certo punto...